Obiettivo arrivare nella top 10. Dimmi che mi esce il fungo. Per favore, sì. Mamma mia, che cool. Molto, siamo molto fortunati. Ok, quando ci prendi la mano non è male, non è male. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi siamo su Nintendo Switch. Nintendo Switch per giocare a un Battle Royale un po' diverso dal solito, ovvero Mario Bros. L'ho provato molto poco, oltretutto ciò un minimo ho provato prima e non dovrebbe essere troppo fastidioso, un minimo di input lag comunque perché sto giocando dalla schermata di OBS, perché ho collegato con una chiavetta che è una chiavetta normale, una scheda di acquisizione, la Switch al computer, però non avendo l'output devo guardarlo direttamente da OBS. È un po' un casino per chi non ne conosce, però insomma ciò potrei avere un minimo di lag. Comunque di per me, di per sé, non è che sia un gran giocatore, quindi poco importa. Peggiora solo la situazione, basta. Spero si senta bene. Se vi piace l'idea di portare video su Nintendo Switch o su console in generale, potrei portarvene di più. Però non spessissimo, perché è un po' più un casino. È più scomodo per me fare questo tipo di video, ecco. Nella registrazione, più che altro. Ok, è tipo Tetris, per chi non... Non so se lo conoscete. Ah, è vero, si usano le freccette queste qua. Ok, fino a qua, il primo livello in realtà l'ho fatto tante volte in generale, al di là di questo gioco, però... Qua è un po' complicato, perché poi ti attaccano... E... Vedi? Quello lì... Me l'hanno mandato... Attaccandomi. Normalmente non c'è nel gioco. E dopo la vita? No, forse l'ho persa. Vabbè. Qua però c'è la stella, ok. Perfetto, siamo molto più avvantaggiati. Dobbiamo stare attenti perché sennò si cade. Si cade giù. No. Ok. Una volta avevo tutta la scalinata. Mi è andato un po' a culo l'ultima parte. Avevo tutta la scalinata piena di roba. Tipo una delle prime volte che l'ho provato. Perché devi anche essere molto veloce, perché sennò rischi che ti si ammucchino quelli degli avversari. Nuova icona. Va bene. Tra l'altro non fate caso al mio nome, ma vabbè. Partiamo subito dal livello 1. Tanto man mano che vai comunque avanti, quindi non cambia molto. Partiamo dal livello 1, che almeno è più semplice. Magari abbiamo più possibilità, perché dopo man mano che vai avanti dovrebbe diventare più difficile il gioco. Non so se avete mai giocato a quello originale di Mario Bros. Metto casuale, perché tanto non... Io anche su Tetris non riesco molto a concentrarmi sulle cose in alto. Ma qua secondo me è più difficile, perché comunque devi giocartela. Ed è diverso da Tetris, che magari c'hai un momento ogni tanto libero. Almeno all'inizio. Nice. No. Vabbè, saliamo su, va. Abbiamo saltato un sacco di roba. Non ci credo. Me ne è spawnato uno. Ok, qua tutto libero. Vai. C'è chi già il secondo. Mi sono arrivato adesso. Vabbè, comunque sono lì vicino, mi sembra. Ogni tanto do un'occhiata. Arriva. No, non arriva. Vabbè. Allora prendo la stella. Ce la posso fare? No, non ci arrivo, non ci credo. Lì c'è una stella di solito. Obiettivo arrivare nella top 10. In questo momento, per chi se lo chiedesse, sto usando i Joy-Con staccati, perché il supporto per i Joy-Con attaccati non lo trovo e il pad è scarico. Nice. Cioè, mi sono ricordato casualmente, per sbaglio ho preso la vita. Mi ero addirittura scordato. E muoio dopo aver preso la vita. Che non l'ho neanche presa. Adesso lascio il contrattacco, voglio vedere io. Facciamo fuori tutti. Vai. Ah, lì c'era la vita, vabbè. Ok, così vediamo un sacco di roba contro gli avversari.
L'ho fatto fuori quello, ma amen. Mamma mia, ho rischiato di perdere il potere. Ok, quello non scende. Qua cade roba. Provo con più monete, non so quanto serva. Forse ti dà delle vite, non lo so. Non so le vite in realtà se valgono, nel senso che se muo... Ma come top 18? Ma siamo durati più di prima e siamo arrivati tipo di due posti là, vabbè. X. Ma? Cosa significa quello? Non lo so ragazzi, sono un po' ignorante su questo gioco. In generale la notizia la uso poco, anche perché è di mio fratello, non è mia. Ah, ottimo. So anch'io che gli altri vincono. Ho capito adesso come fanno a darti un sacco di roba contro. L'importante è resistere. Qua se riusciamo ad andare su, siamo a posto. Adesso aspetto un attimo che magari qua riesco a prendere la stella. Oh, cos'è? No. Sì? Non ci credo. Beh, sono piccolo adesso. No. No, non ci voglio credere. Che razza di situazione è questa? A me basta resistere. Quindi andiamo anche con calma. Una parola. Allora, lì su c'è una vita. Però non siamo grandi, quindi sarà difficile riuscire a prenderla. Comunque qua... No? Qua c'è una vita. Riusciamo a prenderla, magari. Dai. E ciao. Sai che la vita è andata. Già. È proprio letteralmente nel gioco, ovviamente. Ah. Meno 15esimi ci siamo arrivati. Direi di no. 17. Vabbè, uno in più, dai. Ma se io mettessi subito la stella di prepotenza. Tanto le monete ce le ho. Adesso ho capito forse cosa servono le monete. Più monete ti servono dopo, non durante il gioco. Cioè, durante il gioco spendi le... Allora, prima di entrare in gioco spendi le monete per i poteri, poi ti aiuteranno in gioco, capito? Bisogna vedere con chi ti fa entrare in gioco, perché se c'è gente che ha un sacco di monete è un po' OP come roba rispetto a chi magari ha appena iniziato a giocare. Ah, è vero che devo usare l'altro. Sta usando l'analogico, sono abituato. La vita la prendiamo. Allora, X. Nice. Ah, ok. L'avevo preso una volta e mi ero scordato di quel particolare. Che può risultare utile. Forse potremmo anche usarlo dopo. Ok, appena in tempo. Ah, magari se andavo più in su ti dava la vita, non lo so. Fungo, molto importante. Ma qua sai. Quasi quasi chi se ne frega e salgo su direttamente da qua. No, ma... C'è troppa gente davvero. Eccola, non posso più andare su. Non ci credo. Alla fine penso che il fiore sia migliore perché ti dà sia il fungo, quindi diventi grande, che il potere per dar fastidio ai nemici. Cioè, per far fuori i nemici che ti dà sia tempo e poi credo che lo mandi anche agli avversari, poi non ne sono sicuro, non ho ancora capito questo. Ma penso di sì. Oh.
Vedete, nessuno ci sta dando fastidio in questo momento. Praticamente. Ma noi diamo fastidio a loro facendo fuori questi. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Devo stare zitto che era meglio. Ok. Adesso prendo questa. Salgo da qua senza fare la scivolata che perdo solo tempo, forse. Ok, non sono caduto per fortuna. Che mi era già successo, se non sbaglio. Che... No, 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 no. Beh, 16esimo già è già un buon record. 17esimo, vabbè. No, ci siamo già arrivati. Scherzavo, scherzavo. Che vorrei iniziare anche da altri livelli, però poi dico, ma non ha senso perché da altri livelli dopo fai oltre. Andando oltre diventa più difficile la faccenda. Con livelli che magari non mi ricordo, non conosco bene. Perché fino al terzo livello penso di ricordarmi abbastanza bene. Dopo ci sono andato oltre, però tra tubi e così cambiava, eccetera, e quindi un po' un casino. Non dobbiamo assolutamente perdere questo potere. Anzi, farmiamo tempo il più possibile. In modo tale che dopo possiamo salire su, non ci dà più fastidio a nessuno. Ok. Perfetto. Non stavo correndo troppo perché sennò rischio che... Ecco, andare a sbattere contro uno di loro. E poi anche perché avendo quel minimo di input lag che a volte può fregare, cerco di non andare troppo di fretta. Cioè di... Eh? Ma cosa mi stai dicendo? Ma cos'è? Ma perché? Dai. 10. 9. Dai, ma io non l'ho colpito, dai, impossibile. È impossibile. Un pixel. Ma soprattutto, perché? Dammi una motivazione valida per il quale dovevo andare nell'acqua. Poi non ho visto se anche altri ci sono andati, eh. Che secondo me è un po' uno scam questo. Super Mario Bros. Battle Royale. Sapete che tempo fa era uscito un sito che faceva proprio Mario Bros. Battle Royale, però non era fatto in stile Tetris come questo. Ma vedevi i fantasmi degli altri omini, praticamente. Poi è stato bannato. Anche se ha chiesto comunque scusa a Nintendo, ha scritto... Ah, proprio nella pagina aveva scritto tutto, eccetera. Che la sua intenzione non era quella di rubare roba a Nintendo. Ok, c'è gente che va sotto a prendere le monete. Potrebbe anche aver senso. Comunque abbiamo la roba, la scatola bonus. Cosa che non ci controllo spesso se ce l'abbiamo o no, però... Torna molto utile. Poi adesso se noi prendiamo anche questa. Ok, abbiamo 77, facciamo così. No. Corriamo. Minor tempo. Vai, finito. E siamo al terzo intanto. Siamo rimasti 20. Obiettivo, superare il nostro record. E arrivare possibilmente, a questo punto tirerei nella top 15. Però io preferirei nella top 10, sinceramente. Ma di nuovo, il primo livello questo. O è molto simile. Non lo so. Non dobbiamo ovviamente neanche cadere. Mi sembra il primo livello comunque. Fino su? Nice. Ci dà più tempo, mi sa, non vite. Ma in questo caso è più il tempo che ci tiene in vita. Oltre alle vite che ci danno gli aiuti, vabbè. Quello è un altro discorso. 55, possiamo permettercelo, ma sì, dai. Ci muoviamo e poi dopo facciamo fuori un po' di nemici. Proviamo ad andare di qua. Non ci sono mai andato. In questo Battle Royale intendo. Nel gioco, sì. Ok, ricomincia da capo, ma più difficile. No, per sbaglio ho cliccato. Vabbè. Possiamo farmare nemici. E tempo di conseguenza. Ok,
Siamo nella top 16. No, no, questo non doveva succedere. Dimmi che mi esce il fungo. Per favore, sì. Mamma mia, che cool. Molto, siamo molto fortunati. Dai, non si fa. No, no, non muore più nessuno. Facciamo da qua stavolta. Tanto siamo a 60. No. Oppa. Top 15, ci siamo. Top 15, andata. Ora, top 10. Ah, ma tra l'altro, prima eravamo al primo livello, secondo me, perché siamo andati dietro. Cioè, magari adesso ci fa andare nel terzo. Boh, non lo so come funziona, perché prima era cambiato. Anche le piante, carnivore a caso. Ma boh, prendiamo la vita. Così abbiamo una chance in più. Che non fa male, no? L'ho cliccato per sbaglio. Ho un fungo, va bene. Ok, quando ci si prendi la mano non è male, non è male. Siamo quasi nella top 10. No! No, questo non doveva succedere. Questo è un casino, questo è un casino. Certo che se riuscissimo. Ottimo. Stella, vai, vai, vai. Abbiamo praticamente 100. 100 secondi. Possiamo andare su, far quel cavolo che vogliamo. Nice, 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 nice. Contrattacco, contrattacco. Contrattacchiamo un po'. Vabbè, adesso non abbiamo niente adesso. Ok. E via. Altro livello. Altro giro, altra corsa. Vai, 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 vai. Come nel video di Rocket League. Vi consiglio di andarlo a vedere se non l'avete visto. No. No. Nice. Aiuto, 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 aiuto. Vabbè, il fungo. Forse più monete hai, più devi fare quelle robe. In questo caso più monete. Mamma mia, mi ha rischiato tantissimo. Mi ha rischiato tantissimo, mi ha rischiato tantissimo, mi ha rischiato tantissimo. Con calma, con calma. C'hai un sacco di tempo, c'hai un sacco di tempo. Sei ancora nella top 12, con calma. Il problema sono i calamari che vanno su. Oppure i pesci quando sono troppo su. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Questo livello purtroppo non conosco molti posti dove trovare vite, robe così. Però c'è anche a dire che c'era da stare attenti e quindi preferivo resistere. Top 10! Top 10 siamo arrivati. Direi ottimo. Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Tanto diamo le icone. Non so se ne vorrete altri di questo tipo. Sia su Nintendo o che siano proprio su questo gioco, non lo so. Mettiamoci questa. Ok. Ah, l'avevo già selezionata, ok. E non sono abituato con A e B, eccetera, su Switch. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. La sfida speciale che cos'è? Non lo so, ditemi. Ah, ok. Potremmo fare la sfida speciale nel prossimo video se vedo che vi piace questa serie. No, 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 adesso non voglio iniziarla. Detto questo, trovate i social qui sotto in descrizione, ovviamente non preoccupatevi, torneranno anche le live, solo che in questo periodo devo un attimo riorganizzarmi, non so quando torneranno, ma torneranno, tranquilli, magari un paio di settimane, non lo so. Adesso è importante che stiano tornando i video. Sono contento del supporto che mi state dando, vedo che visualizzazioni, like iniziano a crescere e inizia a piacervi di più il mio contenuto, sono felice di questa cosa, tanto vi ricordo che non ci guadagno ancora, quindi non lo faccio per quello, non lo dico per quello, ma sono contento che i miei contenuti piacciono e servono magari a qualcosa. Detto ciò, vi lascio all'outro, cliccate magari il video che appare qua se vi interessa e iscrivetevi se vi piacciono i miei contenuti. Alla prossima, ciao ragazzi!